Grazie Presidente. Io, sentendo gli interventi di tutti quanti, destra, sinistra, io vedo che in fin dei conti siamo quasi tutti più o meno d'accordo. Cioè, si parla del fatto che il fenomeno dell'emergenza abitativa, a ben vedere, non si può affrontare in modo emergenziale. Si parla della necessità di aumentare il patrimonio pubblico ERP, tutti i temi condivisibili. Ovviamente questi temi poi vengono utilizzati per attaccare o per proporre sempre delle soluzioni un po' fumose. Mi spiego meglio. Si parla innanzitutto di quello che sta succedendo con l'ordinanza prefettizia, degli sgomberi che sono appunto stati ordinati al prefetto in ragione appunto dell'incolumità pubblica, in quanto appunto queste parrebbe che all'interno di queste occupazioni siano poste in essere all'interno di immobili pericolanti, pertanto si deve procedere in quel senso. Io con il primo ordine del giorno e con il Movimento 5 Stelle chiediamo la necessità, un aiuto allo Stato in un certo qual modo, di ovviare a queste situazioni perché, come detto, è vero che si deve procedere appunto per la tutela della proprietà privata e su questo è nulla questio. Tuttavia, appunto, è cosa notoria che è l'ente locale che si deve poi far carico delle relative spese sia per le fragilità sia per poi tutte le operazioni di pulizia. Per cui noi con il primo ordine del giorno chiediamo appunto un aiuto concreto sia diretto ed indiretto allo Stato, quindi diretto al fine appunto che vengano elargiti dei contributi ulteriori rispetto a quelli che già vengono dati. In seconda battuta che ci venga data la possibilità, un aiuto da parte dell'organo statale affinché appunto ci si dia una mano a individuare degli immobili dove gestire appunto queste situazioni. Così come ha detto l'assessore Mammì, che ha detto coerentemente appunto che tutto il giro, tutta la situazione insomma dell'assistenza alloggiativa è ormai satura, per cui necessitano nuove strutture oltre che nuove risorse. Poi tutti quanti, insomma, si parla appunto, si parla dell'effetto e tutti quanti comprensibilmente parlano della causa, cioè della mancanza di ERP. Se effettivamente c'è questa emergenza abitativa è perché appunto non è stato costruito abbastanza ERP durante gli anni e tutti quanti si invoca alla predisposizione di un piano per il superamento dell'emergenza abitativa perché è necessario avere una visione d'insieme, una visione futura. Signori, non so se vi do una notizia nuova, ma questo piano c'è dal 2014. C'è il piano regionale per l'emergenza abitativa e piano straordinario per l'emergenza abitativa nel Lazio e attuazione del programma per l'emergenza abitativa per Roma Capitale. Già esiste dal 2014. E non solo, vi do anche un piano che non ha mai visto attuazione. Approvato il commissario Tronca a fare i primi atti, ma con delle notevoli difficoltà, perché il modo in cui effettivamente la Regione Lazio negli anni ha previsto di affrontare questa emergenza non rientra in canoni né politici né giuridici, dal nostro punto di vista, accoglibili. In seconda battuta, col secondo ordine del giorno noi facciamo presente che anche le risorse esistono, già esistono. Esistono un fondo che supera le centinaia di milioni di euro in capo alla Regione Lazio, proprio per fare edilizia residenziale pubblica, fondi che non sono mai stati attribuiti a Roma Capitale, fondi che peraltro sono ormai ultradecennali e fondi che la Corte Costituzionale ha previsto possano essere utilizzati solo ed esclusivamente per edilizia residenziale pubblica. Esiste già tutto, esiste il piano, esistono i soldi. Noi, da quel che possiamo apprendere, vediamo un po' un'inerzia dei piani alti, permettetemi questa espressione. Perché è solo ai piani alti che un fenomeno così esteso,
come quello appunto dell'emergenza abitativa a Roma Capitale, che appunto non è assolutamente equiparabile a quella di nessun altro ente locale, può essere gestita con i poteri e con le possibilità di un ente locale, ma deve essere giustamente amministrata e gestita da un ente superiore, magari anche un ente che ha possibilità legislative. E infatti, coerentemente con questo ragionamento, il piano straordinario per l'emergenza abitativa della Regione Lazio e il piano straordinario per l'emergenza di Roma Capitale già esiste e già è stato adottato con deliberazione di giunta regionale del 2014. Tutto nero su bianco. Si è data attuazione a questa cosa? No. Io sono d'accordo con i colleghi quando dicono che la chiave della soluzione è nel costruire, nel riqualificare, nel aumentare la disponibilità del patrimonio ERP, perché è solo là che si può sbloccare. Oggi in Regione si sta parlando di tutt'altro, si sta parlando di sanatorie che, da un punto di vista prettamente logico, blocca tutto lo scorrimento delle graduatorie ERP. Blocca lo scorrimento delle graduatorie e con la ovvia conseguenza che chi era in emergenza abitativa, magari adesso non è più in emergenza abitativa, chi non era in emergenza abitativa ma è in lista d'attesa per l'assegnazione della casa, adesso probabilmente si troverà in una situazione similare a quella a cui cercava di rifuggire in certo qual modo. Quindi questo è un cane che si morde la coda, ma queste cose sono già previste anche nella legge regionale sempre della Regione Lazio del 99, in cui si riservava una quota parte dell'edilizia residenziale pubblica alla destinazione degli occupanti, di quelli non aventi titolo e via dicendo. Signori, non è questo il modo di affrontare questa cosa, perché se noi sottraiamo patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica e destinato per lo scorrimento delle graduatorie, è un cane che si morde la coda. L'emergenza abitativa sarà sempre lì, veniamo privati di quote con cui da dare ai legittimi affidatari di questi immobili, in base a graduatorie, in base a dati oggettivi, non in base a vabbè, ormai stiamo in un cul-de-sac, allora facciamo la sanatoria, a logiche pratiche, pragmatiche e peraltro assolutamente ingiuste per quanto mi riguarda, perché si legittima, si dà forza, si dà preferenza agli atti di violenza, alle occupazioni illegittime. Questo non è tollerabile quando ci sono persone che aventi requisito, che sono decenni che aspettano la legittima. Questa amministrazione si è sforzata tantissimo nell'assegnazione, nel far scorrere queste graduatorie, ma per arrivare a un risultato ancora più evidente è necessaria la collaborazione e un'unità di intenti tra ente locale, regione e Stato. Noi qui a Roma abbiamo tra le occupazioni più grandi di tutta Europa, occupazioni di immobili più grandi di tutta Europa, per cui ogni mese paghiamo centinaia di migliaia di euro di more. Io condivido quello che è stato detto dal consigliere Pelonzi, ed è infatti questo più o meno il senso del mio primo ordine del giorno, nel senso che questa emergenza abitativa non può, i soldi effettivamente che vengono risparmiati dallo Stato, levandosi diciamo da una condizione di mora, poi cadono sull'ente locale, sotto forma di assistenza alloggiativa e assistenza delle fragilità, ed è per questo che si chiede appunto l'intervento dello Stato in tali finalità. Non sono d'accordo, permettetemi un affondo di fioretto che non vuole essere assolutamente offensivo, ci mancherebbe, però io vedo che anche tra i colleghi di centrosinistra, su cui appunto condivido le premesse, almeno su questo punto di vista, poi se ripenso a due consigli fa in cui non abbiamo votato una mozione che chiedeva più o meno la stessa cosa, ma per ovviare a queste situazioni si chiedeva di mettere gli occupanti abusivi all'interno dell'edilizia residenziale pubblica. Non è questa la soluzione, e questo sarebbe poi in linea con la linea regionale, con la linea politica regionale ormai ultradecennale, direi quasi ventennale. Non è così che si fa. Se noi blocchiamo le graduatorie, tutto questo va a scapito di chi è in attesa, creando ulteriore emergenza abitativa.
Io volevo fare un'altra precisazione per quanto è stato detto, non ricordo da chi, per quanto riguarda invece un differente fenomeno che è l'edilizia residenziale sociale, che è una cosa, come è stato detto, ben differente dall'edilizia residenziale pubblica, quindi l'housing sociale e via dicendo. Quegli interventi che sono nei confronti di chi effettivamente non è in uno stato di povertà, ma è appena sopra la soglia dello stato di povertà, e che basta semplicemente, è solo questione di tempo che necessiterà appunto di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per cui l'edilizia residenziale sociale, che è stato affermato da qualcuno, non c'entra assolutamente niente nell'emergenza abitativa, è un falso storico. È un falso storico, bisogna dare la possibilità anche alle fasce poco al di sopra della povertà di poter usufruire dei servizi di edilizia residenziale sociale. E anche in questo caso che si dice non c'è un piano, il piano pure dell'edilizia residenziale sociale c'è all'articolo 12 del piano casa del 2009. Esiste già, la regione dovrebbe fare una ricognizione degli immobili sfitti, la cosiddetta carta dei suoli, bisogna vedere questo, e poi il comune dice dove deve andare, è tutto scritto, è già tutto pianificato, si sta solo rinviando, e ripeto, questa cosa del piano casa è del 2009, stiamo nel 2020, rinviando, a un certo punto che succede? Che bisogna fare la sanatoria, perché stiamo in un cul-de-sac, eccoci qua. Quindi i piani ci sono, i soldi ci sono, vogliamo incominciare ad attuare quello che è scritto nero su bianco ormai da decenni? Vi faccio una domanda, grazie.